teneva le sue lettere al sicuro nella pancia, fino a quando il postino non veniva a prenderle. Vicino alla cassetta delle lettere c'era un lampione. Loro due erano grandi amici. Il lampione brillava nella sera in modo che la gente potesse vedere dove imbucare le sue lettere. C'erano una volta una tigre e un cavallo. Vivevano sotto il tappeto, nel salotto. Thank you.
perché siamo animali immaginari. Lisa prese un foglio di carta e disegnò un paio di cubetti di zucchero. Poi fece scivolare il disegno sotto il tappeto. Scese nel salotto. C'era acqua fino alle ginocchia. La tigre e il cavallo erano seduti nell'ombrello che era rovesciato come una barca e galleggiava sull'acqua. Ma subito dopo tornò nel salotto. La mamma aveva appena passato l'aspirapolvere. Non c'era traccia di acqua, né di ombrello, né di tigre, né di cavallo. Lisa prese un foglio e disegnò una tigre e un